Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Ci dice il suo nome? Guttadauro Giacomo Piero. Ah. Nato a Marsala il 12/1/1962. E in servizio attualmente? Sì, in servizio presso la Squadra Mobile di Trapani. Beh. Prego, signor Pubblico Ministro. Presidente, se come al solito posso essere autorizzato a rimanere seduto, grazie. Buongiorno. Buongiorno. La sua qualifica cortesemente non mi è sfuggita? Ispettore superiore. Buongiorno, ispettore. Senta, lei nel 92, dal 92 in poi, dove prestava servizio? Dal 92 fino a giugno 92 all'ufficio scorte della questura di Palermo. Subito dopo sono stato aggregato alla squadra mobile di Palermo dopo la strage Falcone. Aggregato dall'ufficio scorte. Sì, questo l'ho capito. Dico aggregato per volontà di chi e a fare cosa? Ero stato, se posso raccontare il fatto, glielo descrivo in poche parole. Mi trovavo in tribunale. Era passato dal tribunale il dottor La Barbera e il dottor Manganelli. La Barbera chi? Il dottor Arnaldo La Barbera. Sì. Che mi avevano visto, il dottor Manganelli, siccome mi conosceva, mi ha salutato, si è fermato e mi ha salutato. E il dottor La Barbera ha detto se era intenzionato a rientrare alla squadra mobile. E quindi? E io gli ho detto se c'era la possibilità, sì. Quindi diciamo è il dottor Manganelli che suggerisce il suo nome? Il dottor Manganelli io lo saluto. Sì. Il dottor La Barbera che si ferma col dottor Manganelli mi dice se era intenzionato a rientrare alla squadra mobile. E lei? Io accetto, se c'erano le possibilità sì. Senta, va bene, su questo poi torno di qui a poco. Andando al periodo precedente, lei è stato l'ufficio scorte della questura di Palermo da quando? Sì, se non vado errato, dal marzo o aprile del 1987 fino al settembre del 92, quando è finita l'aggregazione. Quando ha finito l'aggregazione, perché l'aggregazione dall'ufficio scorta alla squadra mobile poi è stato il trasferimento definitivo che è stato fatto nel settembre del 92. Però diciamo lei effettivo presta servizio da marzo 87 a giugno 92. Il giugno 92 sulla carta, cioè l'aggregazione poi diventa effettivo alla mobile, quindi però diciamo da giugno 92 lei più di fatto non fa più scorta. No, faccio scorta e tutela, ha detto alla sicurezza il dottor La Barbera. Ah, ecco, quindi a giugno 92 perché c'è il corso di formazione carico. Allora, su questo poi vediamo a chiarirlo di qui a poco. In questo arco di tempo, lei ricorda, ahimè si chiamano così, quindi così gliele domando, le personalità a cui lei ha fatto scorta? Il dottor Signorino, poi ho fatto la vigilanza al Presidente della Repubblica Mattarella, che in quel periodo non era soltanto un onorevole, e mi sembra a Meli, e su poi ci sono altri due magistrati che non ricordo il nome, dal settembre, se non vado errato, dal settembre del 1988 rientro a far parte della scorta del dottor Falcone. Perché dice rientro? Perché avevo fatto un piccolo passaggio e poi, perché all'ufficio scorte oggi facevo questo tipo di scorta, poi un'altra. Poi mi hanno chiesto se volevo farla fissa e io gli ho detto sì. E questo piccolo passaggio in che arco di tempo era stato? Non se lo ricorda. E lei è fisso come dispositivo di scorta del dottor Falcone da settembre 88 fino a quando? No, fisso col dispositivo. Ecco. C'erano due squadre. Sì, questo sì, lo immagino. Erano sulla carta, perché se io, per esempio, il dottor Falcone partiva, è chiaro che lei veniva impegnato anche in altri servizi, però diciamo lei era assegnato primariamente alla scorta del dottor Falcone, giusto? Diciamo di sì. Quindi quando il dottor Falcone, perché il dottor Falcone a settembre 88, che lei ricordi dove presta servizio? Settembre 88 al primo piano del tribunale, non ricordo di preciso. Oh, quindi era a Palermo? Sì, sì. Quando lei fa riferimento ai periodi di assenza del dottor Falcone, fa riferimento ai periodi di assenza per lavoro o perché il dottor Falcone? Per lavoro o per ferie? Per lavoro o per ferie. E lei svolge questo servizio di scorta al dottor Falcone fino a quando? Fino al 1992. Quindi fino al 23 maggio lei era a dispositivo fisso? Non eravamo a dispositivo fisso. Allora, la squadra fissa, se vogliamo dire così, è subentrata dopo il fallito attentato alla Daura. Cioè dall'89. Giugno 89. Giugno 89. C'è stato un passaggio che io non ricordo chi è stato e il perché. Questa scorta dall'ufficio scorta è transitata alla squadra mobile sotto la dirigenza del dottor Arnaldo La Barbera. Io non ricordo i passaggi precisi perché io non ero nessuno, ero un agente. Ci hanno chiesto soltanto chi voleva fare la scorta da volontario e si sono formate due squadre da 10 elementi. Subito dopo, nel giugno del 92, ci hanno cacciato dalla squadra mobile.
senza dare una motivazione del perché e del per come. E siamo rientrati all'ufficio. Cioè, non era più quel dispositivo alle dirette dipendenze della squadra mobile, no, ma è ritornato all'ufficio scorte. Scusi, e questo dispositivo, questo passare alle dipendenze della squadra mobile del dottor La Barbera, del dispositivo di scorta del dottor Falcone, avviene prima o dopo del fallito attentato della Daura? Prima. Avviene prima del fallito attentato della Daura. Quindi, se capisco bene, quanto tempo prima, se lo ricorda? L'attentato è stato a giugno. No, il passaggio dall'ufficio scorte alla squadra mobile, sì. Dopo l'attentato. Dopo il fallito attentato alla Daura. Quindi, se capisco bene, dal settembre 88 al giugno 89 lei fa parte del dispositivo di scorta del dottor Falcone come ufficio scorte. Esatto. Da giugno 89 fino a dopo giugno 89 fino a giugno del 92, sempre dispositivo del dottor Falcone, ma alle dirette dipendenze del dottor La Barbera. Quindi transitato alla squadra mobile. Dal giugno 89 al dicembre del 91 alla squadra mobile. Dal dicembre 91, non ricordo se il 10 dicembre 91, fino al maggio del 92, la scorta è transitata all'ufficio scorta. Ho capito. Il motivo per il quale c'è stato questo duplice passaggio, lei lo sa? Io per me lo indico soltanto un determinato motivo, perché siccome la squadra mobile non aveva personale qualificato alle scorte e quindi se ne prendevano così una a destra e una a sinistra, molto di questo personale non voleva fare la scorta perché non gli andava di fare quel tipo di scorta, l'ufficio scorte aveva un grande margine di operatori addetti e quindi ci hanno transitato nuovamente con un movimento a firma del questore Plantone, mi sembra. Senta, un'ultima domanda su questo, lei ricorda se è stato in servizio nei giorni o nel giorno immediatamente antecedente al fallito attentato alla Daura? Io ero il gruppo comandante del pomeriggio, cioè il giorno prima avevamo fatto la mattina e quindi il giorno dopo ci aspettava fare il pomeriggio. C'era la squadra montante che faceva il 13-19 e il 7-13. Cioè il pomeriggio intende del giorno in cui è stata scoperta la borsa? Sì, noi siamo arrivati alle 2, 2 e mezzo. E lei ricorda di essere stato in dispositivo di scorta del dottor Falcone in occasione di cene che il dottor Falcone fece prima del fallito attentato alla Daura? Questo non lo ricordo, però che usciva qualche volta a cena sì. Normalmente il dottor Falcone chiamava il capo scorta oppure la tutela se capo scorta non c'era e comunicava. No, vabbè, non mi interessa come funziona normalmente. Io volevo sapere se lei ha memoria di essere stato il dispositivo di scorta in cena che il dottor Falcone fece poco prima del fallito attentato alla Daura. C'è un vago ricordo che siamo andati, mi sembra, a Mondello a Charleston, però non ricordo di preciso se è stato prima o dopo. E lei ricorda se c'era la presenza in quei giorni di magistrati di altri paesi? No. L'ho saputo io quando siamo arrivati il giorno che hanno scoperto la borsa giù alla scogliera, che il dottor Falcone doveva uscire in barca con alcuni amici magistrati. Senta, lei dice quindi da giugno del 92 vengo aggregato alla squadra mobile e poi divengo effettivo alla squadra mobile nel settembre 92, ho capito bene? Sì, perché il dottor La Barbera Arnaldo aveva la scorta dell'ufficio scorte. E quindi lei ha fatto dispositivo di scorta al dottor Arnaldo La Barbera? Nella macchina gli facevo da autista tutela della sicurezza e mi alternavo con altri 3 autisti. Chi erano? Di Franco, Sergio e Ferocino, mi sembra. Il Ferocino era quello più anziano che non voleva fare più quel tipo di servizio, per cui ci sostituiva quando andavamo in ferie, ma neanche io ero contento di fare quel tipo di servizio perché a me sembrava che arrivato alla squadra mobile mi sarebbe piaciuto entrare in qualche sezione, invece lui mi ha detto, dice, resti qua un po' con me perché io poi vado via. Io ho dovuto accettare, a malincuore, però ho dovuto accettare. Ferocino come di nome? No, non lo so come si chiama Ferocino. Era un appartenente alla squadra mobile, immagino. Sì. Quindi voi facevate in 3 questo servizio con il dottor Arnaldo La Barbera? No, in 2. Uno ci sostituiva quando andava in ferie l'altro. Chi è quello che sostituiva? Il Ferocino. Ferocino, che non voleva più fare questo servizio. No, perché era anziano, stava andando in pensione pure. E ha queste mansioni fino a quando? Queste mansioni io ce l'ho, che mi alternavo un giorno io, un giorno l'altro collega, fino, se non ricordo male, è ottobre del 92, perché poi lui va via, quando rientra lui chi? Il dottor Arnaldo La Barbera, mi scusi, rientra, chiama alcune persone, fra queste persone c'ero pure, e mi chiede se io ero intenzionato a fargli ancora da autista per qualche altro periodo. Io gli ho detto sì. Quindi rimane a fargli da autista? Sì, fino a quando? Perché si formano i gruppi. Resto a perché si formano i gruppi, che intendiamo? Perché poi nel 93, quando lui ritorna nuovamente a Palermo, si formano dei gruppi investigativi, Falcone e Borsellino, inerenti alle stragi che c'erano state fatte. Già i gruppi esistevano in quel periodo. Di fatto, diciamo, poi si creano di diritto, per così mobile, dire. Questo personale lavorava alla squadra mobile. Io resto a fargli da autista fino al dicembre del 93, perché poi dicembre 93 vado via per 6 mesi e rientro nel giugno del 94. Va via per 6 mesi per fare cosa? Per un corso di formazione di 6 mesi per vice
vice sovrintendente della Polizia di Stato. E quando rientra che cosa va a fare? Rientro io, rientriamo a Palermo tutto il gruppo palermitano che aveva fatto questo corso, siamo valorato, ho il 10 o il 12 di giugno del 94, vado in ferie, rientro il 20 mi sembra, e subito dopo il 25 e il 26 vengo nuovamente immesso in servizio alla squadra mobile e quindi al gruppo Falcone Borsellino. E in quale gruppo? Nessun gruppo, io faccio parte della segreteria. Che vuol dire? Che il personale della segreteria eravamo in due, uno faceva da segretario, io facevo da addetto alla sicurezza e autista e collaboravo in segreteria. Però da giugno 94, quando sono rientrato effettivamente all'interno del gruppo, dei gruppi, non ho più fatto materialmente l'autista, qualche volta così, ma già avevo smesso quasi di fare l'autista. E quindi di che cosa si occupava? Sono dovuto andare... scusi perché mi viene da... Siccome mi ha detto che quando sono rientrato mi ha detto chi? Lei parla sempre in terza persona, però ci dovrebbe dire sempre chi c'è, un brutto vizio io che parlo sempre, me lo dice anche mia moglie. Quando sono rientrato il dottore La Barbera Arnaldo mi ha chiamato e mi ha comandato di servizio per l'indomani recarmi a Punta Raisi a prendere un aereo dove avrei incontrato un altro collega, non mi ha detto chi era, e dovevo portarmi a Pratica di Mare, da Pratica di Mare a Pianosa per prelevare un detenuto nome sconosciuto. Scusi, questo quindi quando lei rientra dalle ferie? Sì. Oh. No, dalle ferie ero rientrato il 20, il 22 e ancora non, la divisione del personale, il dottor Altamura, non aveva fatto le assegnazioni nei vari uffici. Il 24 e il 25 ci assegnano alla squadra mobile e nuovamente poi vengo reinserito nel gruppo Falcone Borsellino. E questo l'ho capito, lei dice convenzione di segreteria e di addetto alla sicurezza di autista, però faccio poco quello d'autista, e quindi la domanda che le ho fatto, quindi a prescindere da questo episodio sul quale adesso torno, lei da quel momento in poi si occupa di che cosa all'interno del gruppo Falcone Borsellino? Quali sono queste mansioni di segreteria? Lei cosa faceva? Niente. Che vuol dire niente? Guardava il muro? Esatto. Cioè collaborava a fare qualche lettera, qualche chiamata per chiamare i funzionari, farli salire proprio. E continua a guardare il muro fino a quando? No, io rientro il 25 come le ho detto, il dottore La Barbera era assente, era rientrato il 25 mi sembra, il 26 mattina mi comanda di servizio perché dice mi ero fatto 6 mesi di ferie e quindi dovevo andare a prelevare. E adesso a Pianosa ci arrivo, io voglio sapere da un punto di vista generale, queste mansioni di segreteria. Un giorno è stato, un giorno che? Perché poi sono dovuto partire. Sì, dico, ma poi lei rimane al gruppo Falcone Borsellino fino a quando? Fino al settembre del 94, quando il dottore La Barbera diventa questore di Palermo. Oh, perché e poi... a prescindere dalle mansioni specifiche che esulavano dei compiti che erano stati affidati, su quali adesso da qui attorno, da 26 giugno del 94 fino al settembre del 94, lei concretamente che cosa avrebbe dovuto fare? Ho fatto la vigilanza allo Scarantino, Domenico Scarantino. E poi stavo in segreteria, collaboravo col collega a fare qualche lettera, qualche appunto, qualche altra cosa. Lei dice, io torno, il 26 mi comanda di servizio, sì. E stava accennando ad una circostanza, se la può riferire compiutamente, cioè questa di Pianosa, se ho capito male. Sì, mi comanda di servizio per andare l'indomani a Punta Raisi, dove avevo incontrato un collega con il quale dovevo partire per portarmi prima a Pratica di Mare e poi da Pratica di Mare a Pianosa per prelevare un detenuto. Questo collega chi era? L'ho saputo l'indomani mattina all'aeroporto perché al posto di polizia c'era Mimmo Militello, Domenico Militello. E che altro c'è? Basta. Cioè, siete solo voi due? Io ricordo che eravamo noi due soli. Siamo partiti, siamo atterrati a Fiumicino con una pattuglia della... Ma siete partiti con volo... Non... All'Italia. Con volo all'Italia. Sì. Siamo atterrati a Fiumicino, lì siamo andati al posto di polizia con una macchina della Volaria di Fiumicino, ci hanno portato a Pratica di Mare. A Pratica di Mare, se non ricordo male, ho incontrato c'era il dottor Arnaldo La Barbera, se non ricordo male. Sì. Abbiamo preso un elicottero che ci ha portato a Pianosa. E subito dopo ci hanno notiziato che il detenuto era pronto, io siamo andati là e lì ho capito che era il detenuto della Scarantino, che io non conoscevo assolutamente. Ma lei sapeva che Scarantino aveva iniziato a collaborare? No. Nessuno gliel'aveva detto? No. Anche perché io credo che nel momento in cui si presenta Scarantino là, il dottor Arnaldo La Barbera vi dà qualche disposizione, vi dice che cosa avreste dovuto fare? Ci dice soltanto di controllarlo perché lo dovevamo trasportare, lo dovevamo portare a Palermo e quindi di stare attenti. Ma a fare cosa ve lo dice? No. No. Quindi lo portate poi a Palermo, lo prendete in consegna e lo portate a Palermo? Sì, in elicottero sale pure il dottor Arnaldo La Barbera e facciamo Pianosa, Pratica di Mare in elicottero. Io, il collega Domenico Militello e il dottor Arnaldo La Barbera. La Pratica di Mare? A Pratica di Mare scendiamo e saliamo su un Piper della polizia, sempre io, Domenico Militello e lo Scarantino. E
così partiamo da Pratica di Mare. E anche la Barbera? Sì. Sì. Ripartiamo da Pratica di Mare per atterrare a Palermo Bocca di Falco. Tutto questo si svolge, poi se lo ricorda, è arrivata a Bocca di Falco quando? Io il giorno non mi ricordo se era il 26 stesso o il 26, il giorno non lo ricordo. Presidente, se posso, no vabbè, glielo dico direttamente. So che c'è comunque, un verbale abbiamo firmato. Prego? C'è un verbale forse di firma dove abbiamo messo. E questo come lo sa? Lo sa perché se lo ricorda? Mi ricordo che ha firmato qualche cosa. Esattamente, c'è un verbale di consegna in atti ai sensi dell'articolo 80 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, dal quale risulta che lei, assieme al dottor Arnaldo Labbadera e all'agente scelto Domenico Militello, appunto il 27 giugno alle ore 16 circa, prendete in consegna presso la sezione massima sicurezza Agrippa di Pianosa lo scarantino. Questa cosa lei ha detto, se la ricorda che ha firmato questo? Sì, sì, non c'è neanche bisogno che ho firmato telefono. Qualche cosa, però non ricordavo. Quindi diciamo voi arrivate certamente a Bocca di Falco il 27 dopo le ore 16, sì. Perché il tempo di arrivare da Pianosa a Pratica di Mare, a Pratica di Mare a Bocca, esatto, di Falco, quindi nel tardo pomeriggio. Sì, perché il timer è impiegato più di due ore e mezzo, perché era molto lento. Quindi insomma, intorno alle 20 o giù di lì, no, voi siete? Sì, sì. Voi siete a Bocca di Falco. E che cosa fate a Bocca di Falco? A Bocca di Falco scendiamo e mi comandano di servizio, insieme a Domenico Militello e il dottor Arnaldo Labbadera ci comanda di servizio, di fare la vigilanza allo scarantino, con altro personale che stava fuori come vigilanza. E ci dice innanzitutto di non fare domande in merito all'attività investigativa in corso. Di cui lei non sa niente? In corso, perché ci sono i magistrati che lo devono sì prendere. Dico scusi, io questa raccomandazione io le ho fatto, sì, una domanda, mi scusi. No, prego, mi faccia fare la domanda, siccome le ho chiesto se lei sapeva che cosa doveva andare a fare, se vi spiega poi una volta preso in consegna che cosa bisognava fare, lei mi dice di no. Mi può spiegare il senso di questa raccomandazione? Perché lei non sa nulla di scarantino, non sa che ha collaborato, non sa che c'è un'attività di indagine, non sa niente. Che raccomandazione le fa, dottor Arnaldo Labbadera? Non parlare di quello di cui non sai. Se, così mi ci ha detto, io questo lo dico. Questo ha detto di non fare domande. Ma su cosa, mi perdoni, ispettore? Cioè lei non sa niente in quel momento, che domande gli deve fare scarantino? Sì, mi ha detto così, che ci posso fare? Non lo so, io le chiedo la logicità delle circostanze che riferisce. Allora, io non so nulla, perché sono andato via da Palermo nel dicembre 93, sono rientrato nel giugno 94. Sì, ma questo ci ha già spiegato, il senso della domanda è proprio questo, cioè la raccomandazione che ha fatto Barbera, non parlate dell'attività investigativa di cui lei non sa nulla. No, perché io posso dire, ma perché, se posso dire allo scarantino un esempio, ma perché ti hanno portato a Palermo? Innanzitutto lui dava del lei, io davo del lei allo scarantino. E lo scarantino mi poteva dire pure il perché era stato trasferito a Palermo in quel periodo. Quindi se il dottor Labbadera mi dice non fate domande allo scarantino... Sull'attività investigativa, questo è quello che ha detto lei. Sull'attività investigativa l'ho aggiunto io. Ma questo è il senso della cosa. Ho capito. E quindi voi siete comandati di vigilanza e come lo svolgete questo servizio di vigilanza? Io e Domenico Militello stavamo all'interno e poi c'era un gruppo che stava all'esterno. E dove trascorrete la notte? All'interno della stanza con lo scarantino. Tutti e due? Io Militello e lo scarantino, sì. Quindi eravate tutti e due nella stanza, nella stessa stanza? Sì. Lei ha detto non fate domande perché ci sono i magistrati che lo debbono interrogare? Così ha detto. E poi che succede? Dopodiché l'indomani, o la stessa sera, non ricordo bene di preciso, sono arrivati, è salito su il collega della vigilanza esterna, che non ricordo chi erano, perché erano personale sempre della questura, però non ricordo, e ci ha detto di prepararsi perché dice c'era il dottore Labbadera giù con altre persone. Siamo scesi e io mi sono messo alla guida della macchina, Militello e l'ispettore Zerilli dietro con il detenuto scarantino e il dottore Labbadera davanti. C'erano altre due macchine di scorta quella sera, però io non ricordo precisamente i componenti, ma sicuramente erano dei gruppi, Falcone e Borsellino, i componenti. Siamo partiti da là e io non sono della zona, non sono palermitano, per cui non conoscevo molto bene l'estate, mi davano indicazioni. E chi gliele dava le indicazioni? In parte le diceva, Scarantino diceva dove voleva andare e i colleghi dietro mi indicavano pressa poco le strade perché erano più addentrati di me nelle strade. Ricordo che abbiamo fatto dei passaggi alla Guadagna, in via Oreto, alla stazione, non ricordo se quella sera in via Messina Marina, via Roma, Tribunale e poi siamo rientrati. C'era qualcuno che registrava? No, nessuno. C'era qualcuno che prendeva appunti? Non lo ricordo questo. Non lo ricorda? No. Le chiedo uno sforzo di memoria, ispettore.
Non lo ricordo se c'era qualcuno che aveva delle carte e tutto. Io normalmente... Ma chi è che conduceva le persone, diciamo, i presenti sul posto? Cioè, sul posto si arrivava con indicazioni date da chi? Lo Scalandino diceva, ricordo pure che ha detto pure la Porcilaia lì. Ecco, Scalandino dice: io voglio andare alla Porcilaia. Chi è che poi vi porta? Cioè, come raggiungete la Porcilaia? Non me lo ricordo. Io le chiedo uno sforzo di memoria, perché purtroppo noi possiamo affidarci soltanto alla vostra memoria momento. Lo so benissimo. Siccome è stato molto puntuale fino a tutte le circostanze. Sì, ma se guardi, dottore, io le dico una cosa. Allora, io nel 2000 ho cancellato tutto dalla mia memoria. Mi è morta mia moglie, sì. E sono rimasto vedovo con tre figli di tre anni. Io ho dedicato più tempo ai miei figli che a ricordarmi questa cosa. Comunque, io quello che ricordo, siccome sono una persona onesta e leale, quello che ricordo io lo dico, perché non ho nulla da nascondere. E allora io le chiedo di fare uno sforzo di memoria e di rispondere alla mia domanda. Io ricordo che qualcuno mi dava le indicazioni, perché io, non essendo di Palermo, non so effettivamente le strade, perché facendo le scorte, sì, perdoni, però la domanda, questo l'ho capito, la domanda è diversa, ispettore. La domanda è: Scarantino indica, adesso andiamo alla Porcilaia. Chi è che poi dà le indicazioni per giungere fino alla Porcilaia? Sa poco la zona. Io non ricordo la zona della Porcilaia. Ha indicato la zona e, indicando la zona, i colleghi mi hanno dato qualche indicazione sulle strade da percorrere per arrivare. Scusi, le chiedo scusa, mi sono distratto. Lo Scarantino ha indicato la zona dove si trovava questa Porcilaia, sì. E i colleghi mi hanno indicato un po' le strade per arrivarci. Quindi non erano su indicazioni date a Scarantino, Scarantino dice andiamo alla Porcilaia, sì, perché... e poi, scusi, se no non si capisce nulla. Scarantino, sto prendendo la Porcilaia. Sto prendendo la Porcilaia come esempio, ovviamente, sì, no? Sì. Perché è quello che lei ricorda. Se non ho compreso male, lei dice. Scarantino no, dice. Presidente, io mi oppongo perché dobbiamo porre la domanda in modo diretto. Facciamo rispondere il test. Non io ho capito. Poniamo la domanda e facciamo rispondere il test nei termini in cui rispondi. Una volta che lo Scarantino indicava la Porcilaia, la Porcilaia si ritrova sulla base di indicazioni che le davano i suoi colleghi? Sì, che dava lui sulla zona e i colleghi che conoscevano le strade mi dicevano quale strade prendere. Ho capito. E quanto è durato questo giro di Palermo con Scarantino? Direi 3 ore, 4 ore. Lei ricorda più o meno ancora siete rientrati? Io nelle mattinate, perché ci siamo fermati nelle vicinanze di un bar perché lui voleva qualcosa da mangiare e i colleghi di dietro erano scesi a prendergli qualcosa da mangiare. E una volta terminata questa attività, lei che cosa fa? Siamo rientrati a Bocca di Falco. Tutti sono andati via e noi siamo rimasti là. Lei e chi? Io e Domenico Militello. Quindi avete continuato a fare servizio di vigilanza a Scarantino? Sì. Fino a quando? Cioè il giorno dopo, cioè quel giorno, quindi questa attività si svolge, glielo dico perché risultano i suoi turni di straordinario. Sì, sì, io faccio molto straordinario, dottor. Quel giorno non è l'unico. Sì. Il 27 si svolge nella notte, diciamo, tra il 27 e il 28 giugno. Sì. Oh, il 28 giugno, lei ricorda che cosa avete fatto? Abbiamo riposato. Stando lì a Bocca di Falco, sì. Qualcuno è venuto a trovare Scarantino? Non ricordo se è stato nel pomeriggio o in serata è arrivato il dottore La Barbera, perché lo Scarantino manifestava la voglia di parlare con qualcuno, doveva dire qualche cosa, e il Militello è sceso, è andato al centralino della Polaria di Bocca di Falco e ha contattato l'ufficio e subito dopo è arrivato il dottore La Barbera. Quando è arrivato il dottor La Barbera, io e Mimmo siamo scesi io a fumarmi una sigaretta e Mimmo mi sembra che ha telefonato a casa. Scusi, non ho compreso. Mimmo ha telefonato a casa, ma sì, c'erano dei cellulari? No, io il primo cellulare l'ho avuto nel novembre del 94. E il suo collega come ha chiamato a casa? Chi? Il suo collega. Dal centralino. Mi perdoni, non ho compreso. Lo Scarantino voleva... Voleva dire come... qualche cosa, voleva vedere il dottor La Barbera, si aggirava. E Mimmo è sceso per contattare l'ufficio. Ed è arrivato il dottor La Barbera? Sì. Da solo? No, è arrivato con un'altra persona che non ricordo però chi sia. E quindi il dottor La Barbera è entrato in questa stanza dove eravate voi con Scarantino? Sì. E si è chiuso con Scarantino, sì. E poi siete andati via? Sì, ne ho approfittato per fumarmi una sigaretta e per prendere un po' d'aria. E quanto è durato questo colloquio con Scarantino? Una mezz'oretta. Ma ha capito che era successo? No, lui perché si era agitato, come dice lei? Lui voleva parlare con il dottor La Barbera o con qualche magistrato, non mi ricordo io. Ma ha capito perché c'era questa agitazione? No. No? Io non entro mai in merito alle dichiarazioni che faceva. Questo avviene nel pomeriggio del 28? Sì. E poi? E il 28 lì Domenico Militello ha saputo dalla moglie che la figlia stava poco bene, doveva fare una visita, la dovevamo portare al dottore. Tant'è che l'indomani mattina noi siamo usciti per andare a fare un altro giro per Palermo.
non c'era più Domenico Minitello, ma era stato sostituito da un altro collega, Marco Nobile. Con Marco Nobile? Sì. Mm. E, cioè, quindi la mattina del 29 siete andati a fare questo giro? Sì, sì. E come? Scusi, la prima volta con che eravate? Eravamo con una macchina, una Fiat Punto mi sembra. Uno? Una Fiat Punto mi sembra. Una Fiat Punto. Però non ricordo il colore. Il colore te lo ricorda? No. E invece il 28, il 29, il 29 mattina sono arrivati, nuovamente è salito il collega della vigilanza a dirci di preparare che dovevamo scendere. Il furgone a questo punto era... c'è lei Nobile lì? Sì, ci dovevamo preparare perché sono arrivati. Il furgone era stato piazzato davanti alla scala dell'ingresso della palazzina. Quindi c'era un furgone stavolta? Sì, 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 sì. Di che colore? Non ti ricorda, ma che furgone, che modello? Forse era un Ford Transit, non lo ricordo. E come mai con un furgone? Non lo so, questa volta col furgone. Ti l'hanno spiegato? No. È arrivato il furgone? Siamo saliti. Chi? Io, Marco Nobile e il detenuto Scarantino. Sì. All'interno del furgone c'era l'ispettore Zerilli e poi c'ho un vago ricordo se era Angelo Tedesco alla guida, un vago ricordo. Quindi non guiderai stavolta? No. E come mai? Perché c'era seduto già un altro collega. Lei dice tedesco, forse. Forse, c'ho questo vago ricordo. Di dov'era originario questo tedesco? Dove era nato, lo sa? Mi sembra o a Siracusa o a Ragusa, non mi ricordo. No, ma lo chiamavate in qualche maniera? No. Ha mai sentito parlare? Io Angelo lo chiamavo, tedesco. Ha mai sentito qualche suo collega chiamarlo con qualche soprannome? No. U Francisi le dice qualcosa? Non lo so, perché io non stavo in sezione con loro. U Francisi le dice qualcosa? No. No. E dove andate? Partiamo da là e rifacciamo. Scusi, non c'è nessun dirigente? Ci sono due macchine di scorta, però io non so chi c'è dentro le macchine di scorta. Cioè, dentro la macchina, dentro il furgone non c'è stavolta il dottor Lambertini? No, non c'è nessuno dei funzionari, né il dirigente. Scusi, e chi è che sapeva che cosa bisognava fare? Siamo partiti e lo Scarantino ha. Forse in riferimento ai percorsi della sera prima, che io non ricordo se quando siamo passati da via Messina Marina, perché noi abbiamo fatto il tragitto Bocca di Falco e siamo andati direttamente via Messina Marina. Ah, e a fare che? In via Messina Marina abbiamo fatto due passaggi. Sì. Perché lì poi ho capito che si doveva visionare un luogo lì, un'officina. E come l'ha capito? Perché l'ho chiesto. A chi? Ho chiesto ai colleghi. A quale collega? Non lo so a quali colleghi, dottore. Ma l'ha chiesto mentre stavate andando? No, l'ho chiesto dopo. L'ho andate chiesto... lì in via Messina Marina e fate due passaggi? Due passaggi, non ci siamo fermati, abbiamo fatto due passaggi e subito dopo siamo andati via. Visto che lei ha capito qual era... L'ho capito dopo quando siamo scesi. Sì, dopo, quindi col senno del poi riusciamo a fare la domanda su quello che bisognava fare. Che cosa bisognava fare? Io credo, siccome per me non erano sopralluoghi quelli, erano dei passaggi, perché uno per fare un sopralluogo magari si ferma, guarda, fa qualche foto, prende qualche appunto. Qua abbiamo fatto solo dei passaggi. Sì. Abbiamo fatto il primo passaggio, poi abbiamo fatto il giro, abbiamo fatto il secondo passaggio e siamo rientrati a Bucca. Sì, ma siccome lei dice io ho chiesto e poi ho capito che cosa bisognava fare. Che cosa bisognava fare? Dovevano individuare un'officina, mi sembra. Un'officina, che diciamo, no? Ormai sono circostanze, no? Della carrozzeria di Orofino Giuseppe. Sì. Lei lo sapeva questo? No, io neanche so dove si trova. Sì, ma l'ha saputo in quel momento? Dopo? Come? Dopo l'ha saputo che era la carrozzeria di Rofino, sì. Quella che bisognava. Ecco. Sì. Lo Scarantino l'ha individuata sta carrozzeria? No, non lo so questo. Come non lo sa? Lei sta là, perdoni. Non lo so, perché abbiamo fatto dei passaggi. Lo so, ma l'ha sentito Scarantino dire sta qua, sta no, là? No, io non l'ho sentito. Cioè, Scarantino è rimasto muto in quella abbiamo circostanza. Fatto dei passaggi. Se è stato detto qualche cosa, io non lo ricordo. Non lo ricordo. Nessuno ha fatto domande, mi sembra. Cioè, siete andati là e sì. Avete fatto i due passaggi, nessuno ha parlato, nessuno sì. Ha detto niente. Abbiamo fatto dei passaggi. Poi, se qualcuno ha detto qualche frase allo Scarantino. Normalmente se c'era qualcuno doveva dire che frase allo Scarantino la diceva il più alto in grado, sicuramente non ero io. Chi era più alto in grado? L'ispettore Zerilli. Ma chi è che dava indicazioni? Scusi, c'è tedesco alla guida, lei dentro il suo furgone, Zerilli e Scarantino, non mi ricordo se c'è qualcun altro. Io non lo so chi ha dato l'indicazione. Scusi, c'è tedesco, abbiamo detto probabilmente, lei, Scarantino, Zerilli e non mi ricordo se Marco Nobile. E Marco Nobile. Sì. Chi è che dà le indicazioni su quello che bisogna fare? Non lo so, può darsi pure che già l'indicazione era stata data dall'ufficio del passaggio che dovevano fare. Andate là via Messina Marina. Sì, ma c'è qualcuno? Molto probabilmente io credo che sia stato fatto così. Lei ricorda se Scarantino indica il luogo che bisognava riconoscere? Io non lo ricordo questo che Scarantino. Non lo ricorda perché non lo ricorda o non lo ricorda perché non è successo? Non lo ricordo perché non lo ricordo. Non lo ricorda. Se qualcuno dice in quella circostanza rivolta a Scarantino, guarda che è là la carrozzeria. Questa cosa ho letto sui giornali che è stata rivolta a me. Io non ho la minima idea dove si fosse ubicata l'officina di Orofino e chi fosse l'Orofino. Neanche ho la minima idea.
Non è la risposta alla mia domanda. Lei dice: io non sono stato, qualcuno dei presenti è stato, l'ha fatto? No, io non lo ricordo. Perché lei dice sì, per me non è un'attività di sopralluogo? Perché sono dei passaggi. Io, dalla mia esperienza, quando c'è un sopralluogo, vado a fare tutti i rilievi fotografici dei posti, dei luoghi, delle attività circostanti, e faccio una relazione dettagliata di quello che si viene a sviluppare nel momento. E quindi? Qua abbiamo fatto soltanto dei passaggi. La sera prima no, però? La sera prima pure passaggi. Cioè, la sera prima hai fatto la passeggiata a Palermo? Per... Sì, sì, sì. Per me sì. Poi se altri sono più geniali nell'interpretare le attività investigative, non lo so. Per me erano delle passeggiate. Ma scusi, in questi passaggi fatti di notte, diciamo, lei ricorda di essere che siete andati anche lì in via Massimiliano Marini? Mi sembra di sì. Quindi siete passati là due volte? Una volta la sera prima, la se non ricordo male. Complessivamente siete andati lì a passeggiare male. Due volte? Le passeggiate sono due volte. Ma sì. lo scopo, il senso di questa non cosa... Non lo so io. Lei l'ha chiesto a qualcuno, dice, ma che abbiamo fatto? Sì. Il passeggio a Palermo. Signor Pubblico Ministero, non lo so, perché io non faccio parte dell'attività investigativa. Sì, lo so, ma siccome dopo aver fatto questi passaggi via Messina Marina, mi è venuta la curiosità di chiedere, no. Ma che siamo andati a fare? Come no? La curiosità mi è venuta all'indomani. Abbiamo fatto questi passaggi lì e ho detto, ma un motivo ci deve essere. Tant'è che poi, quando siamo arrivati, io ho detto, ma cosa stavamo cercando lì? Qualcuno me l'ha detto. Ma chi? Non lo ricordo chi è stato. Cioè, non è che è stato ieri. Io posso ricordare... Quando siete tornati l'ha visto? No. Quindi quel secondo passaggio quando siamo ritornati lo scarantino è stato prelevato dai ragazzi ed è stato portato, se non vado errato, a Caltanissetta a testimoniare. A fare l'interrogatorio con i magistrati, sì. Questo è documentale. Quindi sì. Questo accade la mattina dell'interrogatorio fatto con i magistrati il 29. Sì. A che ora? Io credo che siamo rientrati intorno alle 11. E subito l'hanno prelevato per andare a Caltanissetta? Sì, credo di sì. Quando il dottor Arnaldo La Barbera è venuto, perché Scarantino si agitava, ricorda se avesse in mano carte? No. Lei ha mai visto in quei giorni che è stato a Bocca di Falco, quindi 27, 28 e 29 mattina, album fotografici? No. Qualcuno ha mostrato a Scarantino degli album fotografici? Non ci sono state queste attività. Come? Non ci sono state di questo tipo di attività, altrimenti me lo ricorderei benissimo. Qualcuno in sua presenza ha mostrato album fotografici allo Scarantino? No. Qualcuno le ha riferito che erano stati mostrati dal dottor Arnaldo La Barbera, da Domenico Militello o dagli altri album fotografici allo Scarantino in quei giorni? No. In quei giorni, dico poi, vabbè, Scarantino viene portato all'interrogatorio, lei non va, se non ho capito male. No. Lei dove va a quel punto? A casa. Se ne va a casa. Sì, c'è un figlio di un anno che non vedo da 6 mesi. E Scarantino poi, per quello che sa, dove torna? Torna a Bocca di Falco, sta alcuni giorni, dopodiché lo portano a Pianosa. Lo portano? Sì. Lei non ci va? No. Che noi Scarantino risulta riconsegnato alla direzione della casa di reclusione di Pianosa alle ore 14.30 del 3 luglio del 94. Sì, ecco. Non da me. Io questo in atto. Attestazione, il riferimento al verbale di consegna redatto in data 27.6.94, che è quello in cui lei lo va a prendere assieme al militare dottor Arnaldo La Barbera, nei confronti del detenuto Scarantino Vincenzo, nato il 21/10/65 a Palermo, si dà atto che il medesimo in data odierna alle ore 14.30 ha fatto regolare rientro in istituto. Pianosa, 3 luglio 94, il direttore in missione, dottor Vittorio Cerri. Quindi Scarantino torna a Pianosa il 3 luglio del... Sì, so che l'ho accompagnato il collega Giovanni Guerrera. Quindi lei lo accompagna a Scarantino? No, Giovanni Guerrera. Ah, Giovanni Guerrera. Sì. Da solo? Non lo so se era da solo. Oh, Scarantino ritorna dall'interrogatorio, ha detto il 29 luglio, sì. Diciamo, e rimane dove, lei lo sa? Rimane, mi sembra, nella stessa struttura. Io a Bocca di Falco. Non lo so di preciso, però credo che sia rimasto. Quindi Scarantino rimane a Bocca di Falco ancora il 30, il 31, l'1, il 2 e il 3 mattina? Non lo so. 5 giorni, non giusto? Lo so, non lo so. Lei ha più saputo qualcosa di questa... No. Cioè che cosa va a fare Scarantino, no, che cosa è rimasto a fare là? No. Lei ha saputo se ci andavano persone? No. Lei quei giorni che cosa ha fatto? Se non ricordo male sono andato a casa a vedere mio figlio. Quindi era in licenza? A riposo. Era a riposo? Recupero il riposo. Per tutti i giorni? 2 giorni o 3 giorni sempre. E per il rimanente periodo? Successivo al 3? Successivo al 3, se sono 2 giorni, 3 giorni. Non lo so, io dottore, quando lui è partito per Caltanissetta, dove è stato preso a febbraio. Lei non l'ha più visto? Io non l'ho più visto. Senta, qualcuno, quando lei è tornato in servizio, le ha dato verbali da firmare in relazione all'attività? No, io non ho mai, firmato nessun verbale. Faccia finire la domanda, cortesemente, ispettore, se no non si capisce, lo so che lei l'ha capito, ma poi non si capisce qual è l'oggetto della mia domanda. No, è da 5 anni che si capisce. No? Lo so, ci sarà un motivo però, chiediamo queste cose. Lo so. Qualcuno, quando lei è tornato in servizio, dopo aver preso questi giorni di riposo, dopo le attività, le ha dato da firmare
atti verbali che dessero contezza delle attività che erano state eseguite il 27 sera, la notte tra il 27 e il 28 e il 29 mattina? No, perché non era compito mio firmare quei verbali. Sì, lo so che non era compito suo, però un'attività a cui lei aveva presenziato e a cui c'era anche il dirigente della squadra mobile. Non era compito, io l'ho detto alla sicurezza dello Serantino. Ma lei ha chiesto a qualcuno se bisognasse firmare atti su quello che era stato fatto? No. No. Normalmente l'ufficio che procede a fare determinate attività poi formalizza il verbale e lo consegna al proprio dirigente. Appunto, lei era uno tra i partecipanti, no, quindi tra i potenziali estensori. Io l'ho detto alla sicurezza di Domenico Scarantino. Si chiama Vincenzo. Si chiama Vincenzo, mi scusi. Sì. Ho confuso con me. Ma perdoni, sì, lo so che lei era detto alla sicurezza, però sì, è uno che ha partecipato a quell'attività. Sì, se veniva inserito a verbale e mi portavano i verbali da firmare, li avrei firmati, però non mi hanno portato niente. Quando avete fatto questi passaggi, due passaggi a via Messina Marina, lei ha visto se c'era qualcuno che prendeva appunti o che... Sul furgone, no. Sul furgone c'era nessuno che prendeva appunti? No. Lo puoi escludere questo? Sì. Scusi, lei a Scarantino come si è presentato? Col mio nome e cognome. Col suo nome e cognome? Sì. Lei ha mai riferito allo Scarantino di chiamarsi Giampiero Valenti? No. Dico, lei si mostra informato su questo? Sì. Su questo. Lei sa che Scarantino ha indicato lei come persona che gli si era presentata sotto il nome, diverso nome, di Giampiero Valenti? Sì. L'ha saputa questa cosa? Mi dà una spiegazione, sa darmi una spiegazione? Io credo che l'unica spiegazione è che lo Scarantino non si ricordasse completamente il mio cognome, che gli veniva un po' difficile da ricordare. E perché? Perché cioè, tra Guttadauro e Valenti c'è un po' di differenza. Siccome io non ho vergogna di mostrare, di dire il mio cognome, non ho problemi, anche perché non faccio nessun tipo di attività, non ho nessuna cosa da nascondere, perché dovrei nascondere? Quindi lei ha detto piacere, io mi chiamo Giampiero Guttadauro. No, io mi presento come Giampiero Guttadauro. Sì. Anche e quindi lei dice Scarantino ha fatto confusione? Sì, anche perché lo dovevo dire pure agli altri colleghi, per esempio, che se mi chiamavano non mi dovevano chiamare Guttadauro, mi dovevano chiamare con un altro cognome. Appunto. Anche ai magistrati, anche a dottor La Barbera dovevo dire questa cosa. Perché lei ha mai partecipato all'interrogatorio con i magistrati? No, ai magistrati che se venivano. Sì, ma dico, lei ha mai partecipato all'interrogatorio con i magistrati? Mai. Pure a quelle della vigilanza di lei Rosa. In quei giorni che ha fatto servizio di vigilanza, sempre di a Bocca di Falco, ha avuto modo di parlare con lo Scarantino? No, si parlava del più e del meno. Cioè? Che vuol dire più e del meno? Cioè tipo che attività facevo io prima, quello che mi piaceva fare. Le ha mai parlato lei del servizio di scorta fatto col dottor Falcone? Sì, perché avevamo un televisore e in quelle giornate, che erano quelle in cui si ricordavano le vittime delle due stragi, c'erano dei filmati e lì commentando io ho detto che ero uno di quelli che facevano l'ascolto del dottor Falcone. Si è mai espresso in termini poco lusinghieri nei confronti del dottor Falcone in presenza dello Scarantino? Allora io ho due figli che portano il nome di Giovanni. A casa mia c'è un quadro con tutte le vittime delle stragi. Io ho un'enorme ammirazione e rispetto, e lo facevo da volontario al dottor Falcone, perché io credo nella legalità e nella giustizia, e quella è l'immagine, quella persona è l'immagine della legalità e della giustizia, e non permetto a nessuno di dire una cosa del genere nei miei confronti. Nei miei confronti non si deve dire questa cosa. Si sta rivolgendo a me? No, solo Scarantino. Allo Scarantino, che c'entra lei? Non lo so, una domanda, però lei lo dovrebbe capire pure che una persona che per 3-4 anni ha fatto. Lei non si deve permettere di dire, lei lo dovrebbe capire, ispettore. Assolutamente proprio. Mi scusi. No, io può dire quello che vuole, ma non si può permettere di dire al pubblico ministero, lei lo dovrebbe capire. Siamo totalmente sbagliato sicuramente. Però una persona che fa 4 anni quel tipo di servizio. Ma non si deve rivolgere questa mia al pubblico ministero, perché se si rivolge a lei, avvocato, fa esattamente quello che sta facendo il pubblico ministero. In quel modo, quindi non mi criminalizzi. Sto mettendo soltanto la giusta linea di confine. Accetti le mie scuse. Non c'è bisogno che si scusi, deve solo capire come si deve rivolgere. Un chiaro errore di comunicazione. Perché per 4 anni sono stato chiuso dentro un corridoio con fotocopiatrici accese e stare da soli là dentro a fare una vigilanza. Se non mi andava, mi alzavo e me ne andavo. A lei, in quei giorni, lo ha capito che Scarantino stesse collaborando? Qualcuno gliel'ha detto? L'ho capito dopo, quando mi hanno richiamato per andare a Pianosa. E questo è un altro discorso. Scarantino, rivolgendosi a lei o ad altri, l'ha mai sentito dire in quei giorni che non sapeva nulla di quello della strage, che non sapeva nulla della 126, che non sapeva niente delle cose che stava iniziando a dire? Guardi, dottore, noi non abbiamo mai parlato
delle sue dichiarazioni, di quello che voleva dire, del suo... di niente abbiamo parlato. Parlavamo soltanto di argomenti di vita quotidiana, dei figli, della moglie, del proprio senso della vita e di tutto questo. Io non sono mai entrato in merito a quelle dichiarazioni. Lei ha mai saputo o ha mai detto a qualcuno che la 126 utilizzata per la strage era stata fatta saltare a Bellolampo? Mai. E le dico un'altra cosa, che io dal 16 di luglio del 92 al Ferragosto del 92 neanche ero a Palermo, perché mi trovavo in ferie matrimoniali. Stavo dicendo un'altra cosa, io l'ho capito poi quando vengo richiamato? Per andare a Pianosa, perché il dottore La Barbera mi fa quest'altro regalo. Cioè, lo può spiegare? Mi chiama e mi dice che devo andare a sostituire il collega Guerrera a Pianosa. Dovevo partire per 4 giorni e restare a Pianosa per 4 giorni. A fare che? A fare la vigilanza alla... vigilanza, un controllo sulla persona allo Scarantino. Questo accade quando? Perché Scarantino, lei dice, so che il 3 luglio è stato accompagnato da Guerrera. Io parto il 4 di luglio per Pianosa. Sì, mattino o pomeriggio? Arrivo in serata, se non ricordo male. Quindi arriva la serata del 4? Sì. A Pianosa? A Pianosa. E come ci va? In elicottero, mi sembra. Come? Fino... se non ricordo male, ho fatto fino a Fiumicino e poi da Fiumicino là con l'elicottero. Mm. E chi c'è lì a Pianosa? A Pianosa incontro il collega Guerrera. Mm. Ma le spiega, dottore Nando La Barbera, che cosa doveva andare a fare? Perché insomma, lei sta andando a Pianosa in un carcere di massima sicurezza, quindi non è che c'era andando... un espresso desiderio da parte dello Scarantino di avere personale di Palermo, mi dice il dottor Nando La Barbera. E che la procura di Caltanissetta aveva avallato questa cosa. E voi, lei come entra? Cioè, il titolo con il quale lei entra in carcere qual è? Purtroppo il titolo era colloqui investigativi. Perché dice purtroppo? Perché non c'è altro articolo per entrare in carcere e stare in un carcere di massima sicurezza. E questo lei come lo sa? Chi glielo spiega? Cioè, se qualcuno glielo spiega, perché lei oggi dice purtroppo non c'era altro titolo. Sì, perché questi non erano colloqui investigativi. Lo so, però noi così li abbiamo trovati in attesa. Lo so, questo lo si deve chiedere ai PM di Caltanissetta di quell'epoca. Uh-huh. E poi ve lo chiederemo, intanto lo chiedo a lei. A noi arrivava il fax la mattina, a firma del direttore degli affari penali, se non ricordo male. Verso le 10:30-11 arrivava il collega della penitenziaria che ci portava all'ingresso del carcere. E lì c'era scritto i colloqui investigativi. Ma lei, scusi, arriva a Pianosa il 4 sera, dove dorme? Dormiamo noi dentro i container. Dentro i container? Sì. Perché c'era il reparto mobile che alloggiava là in queste unità abitative che erano dei container. E dormivo lì dentro. E ci fa spiegare, lei quindi arriva il 4 sera, rimane a Pianosa fino a? Rimango a Pianosa fino, se non ricordo male, al 15. Da solo o con altri? Da solo. Quindi Guerrera va via poi il 5? Il 5 o il 4 sera stesso, non mi ricordo. Guerrera va via, lei rimane 11 giorni, 10 giorni a Pianosa? Sì. Ma l'aveva avvertito il dottor La Barbera che doveva andare così per lungo no, tempo? Ora glielo spiego. Allora, io parto per un periodo di 4-5 giorni massimo. Quando ogni mattina arrivava questo fax, io facevo l'ingresso in carcere. Dopodiché stavo un 3-4 ore con lo Scarantino. Poi ma adesso poi ci arriviamo, io voglio sapere se dopo il quinto giorno non è arrivato più nessun fax. E io tramite la batteria del reparto mobile ho chiamato il dottor La Barbera. Sì. Il quale mi ha detto che dovevo restare un altro po' a Pianosa perché dovevo vedere se arrivavano familiari che dovevano fare colloquio con lo Scarantino e molto probabilmente doveva arrivare pure un magistrato a prenderlo a verbale. Scusi. Quindi lei dice non ci sono più colloqui investigativi? Sì, dopo 5 giorni sì. Quindi lei dice che dopo il 9 non ci sono più colloqui investigativi? Io credo che ho fatto un 5-6 colloqui investigativi. Guardi, a me risulta un'autorizzazione di un colloquio investigativo del 4 luglio 94 a lei e al suo collega Guerrera. Sì. Del 5 luglio 94 a lei e aspetti che ho la stessa copia per tutto. Ah no, questi sono, scusi, dello stesso giorno, sempre del 4 luglio, che viene fatto per i giorni 4, 5, 6, 7, 8 e 9 luglio del 94, a lei e a Guerrera. Guerrera non c'era più. Lo so, io le leggo quello che non risulta di altri poi. E poi un'autorizzazione dell'8 luglio a lei per il 10 luglio e un'autorizzazione dell'11 luglio a lei per l'11 luglio e una del 12 luglio a lei per il 12 luglio. Una del 13 luglio e lei per il 13 luglio, quindi lei è autorizzato a fare colloquio investigativo Scarantino dal 4 al 13 luglio. No, il 4 non l'ho fatto perché sono arrivato tardi la sera e non ho fatto ingresso.
Poi non ricordo se ho fatto fino al 13 o qualche giorno di meno. Comunque ci sono i verbali della penitenza. Questo le sto dicendo. Gli altri risulta allora, che... allora è così. Però lei è rimasto fino al 15, sono sì, io sono rimasto fino al 15. Oh. Ah, vediamo questi due giorni e poi le chiedo che cosa è avvenuto in questi giorni. È rimasto quindi 14-15 a fare che? 14-15 non ho fatto niente. Poi non ricordo effettivamente quando è arrivata la dottoressa Boccassini con l'avvocato Ligotti, se non ricordo male. Sono arrivati a Pianosa e hanno preso a verbale lo scarantino. Quindi lei 14-15 è rimasto lì? Sì, andavo a fare i bagni. A fare il bagno a Pianosa? Sì. Ma ha avuto accesso in carcere? No. No. Ma scusi, il dottor Barbera dice che lei doveva rimanere là a fare che? Il 14 e 15? Eh sì. Perché io l'ho detto, perché dovevo vedere chi arrivasse a fare colloquio con lo scarantino dei familiari. Quindi è entrato in carcere? No, c'era il posto di controllo giù, al porticciolo c'era un posto di controllo dove ci stavano quelli della penitenziaria che facevano le perquisizioni a quelle, e da lì io vedevo chi andava a fare il colloquio, perché scendevano dalla nave. Ma lei li conosceva? La moglie mi avevano fatto vedere una foto. Chi? Quelli della penitenziaria. Della suocera no, perché mi sembra che è arrivata pure la quindi suocera. Quindi moglie, suocera, cognati. E comunque sono scusi, moglie sì, suocera no, cognati? No, non c'era, c'era la bambina, la figlia. Cognati? No, io dico se era in condizione di riconoscere i familiari di Scarantino. Mi hanno fatto vedere questa foto i colleghi della penitenziaria e mi hanno detto che erano loro quando sono arrivati e sono scesi dalla nave e sono andati al posto di polizia penitenziaria per il controllo. Quindi venivano verbalizzati, venivano generalizzati in quel momento? Credo di sì. E quindi la sua funzione qual è? Che io dovevo vedere chi c'era per chiamare l'ufficio a dirglielo. Ma scusi, se vengono generalizzati e verbalizzati, sì, che vengono comunicati, in carcere. Ma non vengono comunicati a Palermo. E quindi significava che bisognava avere la sua presenza lì per sapere, invece che trasmettere dei dati al telefono? Io sono un semplice operatore di polizia, comandato di servizio. Se il mio dirigente superiore, dottor Renato Barbera, mi dice di restare sull'isola e vedere chi arriva a fare il colloquio con lo scarantino, io devo restare lì a vedere chi arriva a fare il sopralluogo con lo scarantino. E questo lo capisco. E notiziare l'ufficio. Dopodiché io ho preso il volo e me ne sono sceso a Palermo. Sì. Quello che le voglio dire però che lei ha, voglio sapere da lei che lei ha contezza che queste persone nel momento in cui sbarcavano venivano identificate dal personale. Sì, dal personale della polizia penitenziaria sono state identificate. Quindi lei ha comunicato al dottor Arnaldo Labarbera quello che già risultava dall'identificazione. Che c'erano questi familiari, no? Che dalla registrazione, che i colleghi mi avevano detto che quella era la suocera, l'altra era la moglie che mi avevano fatto vedere la foto e la bambina dice che era la figlia. Va bene, senta, in questi giorni, quindi dal 5 al... 14, dal 13 abbiamo detto, la sua giornata come si svolgeva? Io la mattina arrivava il collega, le ho detto, della penitenziaria, l'ispettore, arrivava intorno alle 10:30-11 dopo che arrivava il fax, se non vado errato, come ho detto prima, del Ministero di Grazia e Giustizia a firma del direttore degli affari penali, se non vado errato. Arrivava questo fax, il collega mi veniva a chiamare, entravo in carcere, ci mettevano in una stanzetta piccolina dove c'erano due sedie e il condizionatore d'aria. E il collega davanti alla porta della penitenziaria. E stavate lì? Si parlava del più e del meno. Tutto il giorno? No, tutto il giorno, io stavo 3-4 ore, poi andavo col collega della penitenziaria al bar a prendermi il caffè e tutto, lo scarantino rientrava. 3-4 ore complessive? Sì, a volte stavo lì a mangiare pure il sacchetto. Scusi, 3-4 ore complessive nell'arco della giornata? Sì, sì, sì. Quindi? Massimo 5, più di questo non è stato. E lo scarantino quando non stava in questa stanzetta con lei dove stava? Nella sua cella. E quindi se esigenze di sicurezza quali sono? Ah, non lo so, lo deve chiedere ai magistrati, non lo so. Lei che direttiva aveva? Io dovevo andare là per vedere se lo scarantino lo trattavano male, se aveva bisogno di qualche cosa o se doveva fare alcune richieste. Altro io non avevo altri ordini. Questo era il nostro compito, dico anche per Guerrera perché era questo il compito. Ma c'era una disposizione scritta? No, su questo? Non c'era nessuna disposizione. A chi la date a lei queste disposizioni? Il dottore La Barbera. Il dottore Arnaldo La Barbera? Sì. E quindi lei stava là 3-4 ore? 5 massimo. E poi scarantino tornava nella cella, lei se ne andava? Se lui aveva bisogno, tramite i colleghi della penitenziaria, mi faceva arrivare quello che desiderava, quello che voleva. Ma aveva bisogno di che? Non lo so cosa potesse aver bisogno. Non lo so, appunto, dico in carcere, io pure mi interrogo su che cosa uno può aver bisogno in carcere. Io credo che su un regime di 41 bis determinate cose non si possono avere. Tipo, per esempio, non posso mangiare quando voglio io fare quello. Prima c'era un regime molto più ristretto a quello che c'è adesso. Cioè, quindi lei prendeva gli ordinativi dei cibi di scarantino? Se aveva bisogno di qualcosa, tipo, io ti faccio un esempio, di avere un panino. Chiamava lei? Chiamava lei, purtroppo.
E che lei quindi andava allora, e si faceva fare il panino e andava a penitenziaria, lei che diceva questa cosa. Cioè questo era sì, il suo mestiere lì. No, no, non mi umili su questa cosa. No, non è che la umili, voglio solo capire di che cosa stiamo parlando. Questo servizio poteva essere fatto benissimo dalla polizia penitenziaria. E questo punto, mi interrogo di questo. E questo è il problema. Ora, se un procuratore come il dottor Tinebra comanda e dice al dottor La Barbera di mandare suo personale sull'isola a vedere... Questo lei come lo sa? Perché me l'ha detto il dottor La Barbera. Cioè, la Barbera dice, dottor Tinebra vuole che... Che era stata una volontà da parte del dottor Tinebra e del gruppo dei magistrati che... Del gruppo di magistrati? Sì. Di chi? Fa nomi in particolare? No. Dei magistrati, ho detto in genere. Quindi però era volontà dei magistrati? Era una volontà da parte della procura di mandare... Di mandare personale a Pianosa? Sì. A fare questo, diciamo, servizio di sicurezza, sì, in un carcere di massima sicurezza? Sì. Mm. E, perdoni, in quelle 3-4 ore in cui lei stava in questa... Che stanzetta era? Cioè, che locale era? Era non glielo so dire, si trovava, c'era un atrio e poi c'era questa stanzetta con un corridoio. Mm. E stavate lì 3-4-5 ore, a seconda, sì, a seconda delle giornate, a fare che? A sentire tutte le lamentele dello Scarantino, di sua figlia, sua moglie, della sua vita, quello che faceva prima, che vendeva le sigarette, che sono sempre le stesse cose. Della strage ha parlato? No. No? C'è solo delle sigarette a parlare. Non si... Allora, dottore, le ho detto che io non entravo in mezzo. Sì, lo so, dico, siccome dice, ha parlato della sua vita di prima, di prima, la sua vita di prima, vita, di vita civile, la sua vita di prima, per quello che stava raccontando i magistrati, era anche la strage. Discoteche ed altro, tutte cose qua. Sì, la sua vita di prima, per quello che almeno lui stava raccontando con il momento dei magistrati, era anche la strage. Di questo con lei ha parlato? No. No. Solo le sigarette? No, anche delle donne che ha avuto, dei figli, della moglie. Ma che fosse mafioso gliel'ha detto? Cosa? Che fosse mafioso gliel'ha detto? No. Quindi sta vita di prima, di che avete parlato? Della vita di prima, cioè che lui partiva, andava... Siccome ha parlato delle sigarette. Sigarette, vendendo le sigarette che il Scarantino vendeva sigarette di contrabbando. Quindi ne ha parlato anche di illecito. Sì. Dico, oltre di questo illecito delle sigarette di contrabbando, le ha parlato di altri reati che lui aveva commesso? No. Di omicidi? No. Di traffico di stupefacenti? No. Di furti di autovetture? No. Di come era andata la strage? No. Di che ruolo lui aveva? Di che ruolo lui ha avuto? Non mi ha parlato di nessun tipo di attività, di reato che lui ha commesso. Che c'aveva un cognato che si chiamava Totò Profeta? No, no. Io l'ho saputo dopo che era il cognato di Profeta. Senta, lei ha redatto relazioni di servizio, immagino. No. Come perché mai? Non c'è nessuna, non c'era motivo di fare relazioni di servizio. Lo so, però lei stava entrando in carcere con un titolo che prevedeva un colloquio investigativo, sa? Sì, e c'è il titolo del colloquio investigativo che mi rappresenta come ingresso in carcere. Eh sì, che presuppone che lei faccia un colloquio investigativo. Ma mi scusi, cosa dovevo scrivere io? Scusi, siccome lei sta entrando in un carcere, sì, con un titolo che, facevo... che è uno stratagemma per entrare in carcere, questo è quello che ci ha detto lei. Relazione... Lei non chiede al suo dirigente se... doveva fare relazioni di servizio per documentare un'attività che era difforme poi rispetto a quella che lei effettivamente niente, doveva andare non a fare. Non dovevamo verbalizzare niente. Questo glielo dice, è una direttiva che ha dottor sì, perché Barbera. Eravamo là soltanto per fare presenza. Lei glielo chiede a dottor La Barbera se doveva relazionare. Sì. E dottor La Barbera che non dice? Dovete fare niente perché dovete fare solo presenza e non dovete chiedere niente. Mm. Ha avuto qualche esigenza particolare che lei ricordi, Scarantino? No. Perché lei era là anche per raccogliere esigenze che doveva rapportare a chi? No. Queste esigenze eventuali. Il dottor Lannato La Barbera le dice che poi andavano rapportate a chi? Alla penitenziaria, perché se c'era da prendere qualche cosa, tipo come ho fatto ad esempio un panino, lo dovevo comunicare alla polizia penitenziaria. Ma se c'erano altre esigenze, il dottor Lannato La Barbera doveva essere informato? Certo. Lei lo chiamava il dottor Lannato La Barbera per sapere che cosa, come era andata? L'ho chiamato soltanto quando sono finiti di arrivare i fax dal ministero per dire cosa dovevo fare. E mi ha detto di attendere che la... se c'erano colloqui in vista. Quindi lei non chiamava giornalmente il suo dirigente per informare? Ci dovevamo informare alla batteria del reparto mobile. E quindi? Cioè io neanche ci sono andato, solo l'unica volta che sono andato. Su questa attività che ha fatto lei di identificazione io non ho identificato nessuno. Sì, di comunicazione al suo ufficio del fatto che si erano recati a colloqui familiari dello Scarabino. Ha fatto reazione di servizio? No. No. Ma che cosa servisse questa attività di individuazione dei familiari? Almeno gliel'hanno spiegato? No. A chi l'ha comunicato lei? Che sono arrivati i familiari? Sì. Al dottor La Barbera. In che maniera? Tramite la batteria del reparto. Tramite la batteria. Quando lei torna il 15 luglio, relaziona al dottor La Barbera su cosa era successo? No. No. Dottor La Barbera le chiede qualcosa? Non c'era niente da relazionare. Dottor La Barbera le domanda qualcosa? No. Su Scarantino? No. Se Scarantino fosse tranquillo? No, mi ha chiesto se era tranquillo. E io gli ho detto che era tranquillo.